qua nel bosco ci si va coi mezzi pubblici. Però mi dice bene perché sono dei super mezzi pubblici. Una tipica bella giornata danese. Non vi preoccupate, normale amministrazione. Qua è sempre così. Magari dopo migliora. Vedete la faggeta alle mie spalle? È molto simile a quelle che ci sono dalle mie parti, sui Monti Cimini, sul Monte Amiata, solo che qui non siamo in montagna, siamo al mare. Al momento ci sono 0 gradi e qui sulla spiaggia tira pure vento, quindi fa un freddo pazzesco. Saluto il Mar Baltico e mi vado a rifugiare nella foresta perché qua si gela. Guardate che belle queste abitazioni caratteristiche con i tetti di paglia. In realtà non è paglia, credo che sia una sorta di incannucciata. Sto facendo delle riprese schifose perché a parte che non c'è luce, ma poi sono venuto in fretta e furia dall'Italia con 2 bagaglietti a mano come un barbone e sono a corto di attrezzatura. Un paio di guanti farebbero veramente comodo perché ho perso proprio la sensibilità alle mani, non riesco a manovrare i comandi della videocamera. Mi sa che sta cominciando pure un pochettino a piovere. Perfetto. Ebbene sì, sono in Danimarca, a quasi 2000 km da tutto ciò che conosco e che considero familiare. Così sono venuto a fare una passeggiatina nel bosco perché ormai lo sapete, mi basta vedere 2 alberi e già mi sento a casa. Sono all'interno di una bellissima area naturale che anticamente veniva utilizzata come riserva di caccia dei reali danesi. Mi aspetta una lunga camminata fino al punto in cui mi fermerò per la notte. Spero di essere fortunato e di riuscire a farvi vedere qualcosa di bello durante il tragitto. C'è un branco di cervi. Adesso trovo una posizione favorevole e ve li faccio vedere. Il teleobiettivo soffre un po' perché c'è scarsità di luce. Spero di riuscire a fare delle riprese decenti. Non sono cervi, sono daini. Quello laggiù invece è un cervo. Vedete, se ne sta solo soletto per conto suo. In questa riserva non si caccia più da tantissimo tempo e quindi ormai questi animali girano liberi e indisturbati e si sono abituati alla presenza dell'uomo. Potrei avvicinarmi anche un po' di più senza farli scappare, ma non voglio disturbarli, quindi un'ultima occhiata e poi proseguiamo.
c'è un freddo malefico, porca miseriaccia. Stanotte ci sarà da divertirsi. Quello che vedete alle mie spalle è un capanno di caccia risalente agli inizi del 1700. Si chiama capanno, ma in realtà è un edificio abbastanza lussuoso perché doveva ospitare il re e la sua corte durante le loro battute al cervo in questi boschi. Qui si svolgevano feste, banchetti, tutte quelle cerimonie legate alla caccia, che era di per sé stessa una cerimonia perché serviva per dare sfoggio del potere della monarchia e per consolidare il controllo del re non soltanto sulle persone, ma anche sulla natura. Vivo 3.0, mi è arrivato qualche giorno fa e stavo aspettando giusto una buona occasione per provarlo. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un complete food, ossia un pasto completo, perfettamente bilanciato e velocissimo da preparare. Si mette la polvere nello shaker, si aggiunge l'acqua e si ottiene una sorta di frappè che ha un contenuto energetico di circa 400 kcal. La cosa veramente interessante è che è prodotto in Italia da un'azienda veneta. Io collaboro con loro praticamente dagli inizi. Ho visto il prodotto migliorare di volta in volta negli anni e ero già soddisfatto della versione 2.0 di cui ho fatto un larghissimo utilizzo, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata al loro sito, vi lascio il link in descrizione, andatevi a vedere tutti i dettagli di questa nuova versione che, come vi ho già detto, è la 3.0, e vi consiglio anche di acquistarla se state cercando un pasto leggero, pratico, ma nello stesso tempo sostanzioso per le vostre uscite. Sto scaldando un po' d'acqua perché una delle novità di questa nuova versione di Bivo è che può essere consumato con acqua tiepida o calda. Oggi ad esempio ho portato il gusto cacao amaro e quindi sarà molto piacevole sorseggiare una bevanda calda, dato che c'è un freddo che mi sta uccidendo. Mamma mia, ci voleva proprio. Il gusto è quello solito di avena, perché il prodotto è a base di avena. Però devo dire che il cacao amaro si sente molto. E poi caldo è spettacolare. Là in fondo ci sono due cervi che mi stanno osservando con molta discrezione.
Sono uscito dal territorio della riserva e come potete vedere qui il paesaggio è cambiato. Le brughiere hanno lasciato il posto ad una foresta più fitta. Sono alla ricerca di un posticino appartato dove montare il campo per questa notte e penso di averlo trovato. C'è un vecchio braciere e delle rudimentali panche di legno. In pratica mezzo campo già pronto, quindi mi conviene fermarmi qui. Questa stagione, a queste latitudini, il sole non si vede mai, sia perché rimane sempre basso e sia perché c'è una cappa di nuvole perenne. Alle 4 del pomeriggio è già buio e non mi rimane moltissimo tempo, quindi voglio subito allestire un riparo per la notte. Questa credo che sia la migliore che ho provato finora. È una zuppa a base di carne e verdure, molto speziata. Finito di mangiare, devo fare un po' di legna prima che faccia buio perché l'ora si avvicina. E sempre prima che faccia buio voglio mostrarvi le torce che ho portato per questa uscita. Sono due. Sono entrambe della True Night. Ho una collaborazione continuativa con l'azienda, per cui appena esce qualcosa di nuovo me lo mandano per provarlo. È il caso di questa TT20 che è uscita qualche mese fa. È la classica torcia tattica di True Night, molto simile alla TC15, quella che ho provato qualche mese fa durante l'esplorazione delle grotte a Blera, solo che questa qui è molto più potente, ha una batteria più grande. Tralasciando la modalità turbo, questa torcia promette quasi 4 ore di illuminazione continuative nella modalità high, quindi tra 1500 e 700 lumen, ed è parecchio. Non l'ho mai portata ad esaurimento finora, però vi posso assicurare che sono valori sufficienti per percorrere un pezzo di strada in condizioni di buio assoluto. Lo so perché l'ho provata
la settimana scorsa proprio in questi boschi. Oggi l'ho portata più che altro per avere della luminosità addizionale, dato che dovrò fare diverse riprese con il buio. La TH30 mi ha già accompagnato nel pernottamento che ho fatto a metà ottobre sui Monti Ernici. Quello che mi piace di questa frontale è che, avendo anche lei una batteria molto grande, se la mettete tipo in modalità low con 25 lumen, che sono più che sufficienti per illuminare il campo, vi dura qualcosa come 60 ore. Ci fate un trekking di una settimana senza mai doverla ricaricare. D'altra parte, se vi serve parecchia luce per emergenza, questa sviluppa più di 3000 lumen, una cosa esagerata. Non vi fate ingannare dalle dimensioni, perché una volta messa in testa è molto comoda. Se girando per il bosco trovate questa ragazzaccia, siete a cavallo. La corteccia di betulla è estremamente infiammabile e quindi fa molto comodo in casi come questo, in cui il bosco è completamente fradicio. L'accensione del fuoco richiede pazienza e va preparata, specialmente se vi trovate in condizioni umide, altrimenti rischiate di starci le ore. Se utilizzate legna dello spessore giusto e la disponete nel modo giusto, basta un semplice innesco e vedrete che il fuoco partirà al primo colpo senza troppi problemi. In questo caso ho usato un comunissimo cubetto di diavolina ecologica. Sentite come sfrigola. Questa è la corteccia della betulla che ho inserito all'interno. Ve lo lascio tutto questo pezzo, così potete vedere il fuoco che nasce a poco. Ditemi se non è spettacolare. Io non tocco più niente, fa tutto lui. Adesso spengo pure la frontale, così potete gustarvi lo spettacolo al buio. È vivo e vegeto ancora, eh? Dai, che parte. Se si fanno le cose bene, con pazienza e con criterio, la legna umida non è un problema. Bene, dai, direi che va da solo. Io invece vado a procurarmi della legna un po' più grossa.
perso tempo a fare le riprese e alla fine mi sono ridotto a fare la legna col buio. Sempre così. Comunque ne ho accumulata una buona quantità, dovrebbe durarmi fino a che non si fa l'ora di andare a dormire. Perciò ho portato del pollo marinato che cuocerò direttamente dentro la stagnola e del pane scout. Guardate che spettacolo, è tutto cotto a puntino, non potete capire il profumo che arriva. Il pollo si è cotto alla perfezione. È rimasto morbido. La marinatura è fantastica. Il pane scout croccante fuori e morbido dentro. Ho fatto il furbo, ho messo un po' di lievito nell'impasto. Quando ero negli scout, questo tipo di cucina lo chiamavamo alla trapper. La stagnola non era permessa, ma noi la portavamo lo stesso perché ci salvava la vita nel caso di imprevisti con spiedi e griglie di legno. Imprevisti che capitavano molto spesso. Sto giocando un po' col Fiskars prima di andare a dormire. Ho caricato per bene il fuoco. Non mi servirà per scaldarmi perché dormirò con sacco a pelo e materassino lì nel rifugio. Però mi fa compagnia con il suo crepitio e scoppiettio, mi fa sentire al sicuro. Mi sono distratto per qualche ora perché dovevo sbrigare tutte le faccende relative al campo, quindi la legna, il fuoco, preparare la cena, eccetera. Adesso che ho finito di fare tutto, ho di nuovo realizzato dove mi trovo, ossia in un paese che non è il mio. E mi sto sentendo un po' solo, mi manca un botto casa mia. I boschi della Tuscia, la neve sugli Appennini, che sicuramente molti di voi si staranno godendo. Mancano i bambini a cui facevo lezioni di preistoria, manca il mio gatto. Questo non voglio dire che questo posto non sia bello. Ho la possibilità e la fortuna di viaggiare, di vedere posti nuovi. Però, come si diceva in un vecchio film, nessun posto è bello come casa mia. Si è alzata una leggera brezza. Per fortuna tira dal lato chiuso del tarp. Buongiorno, stavolta niente riprese dell'alba, qua è tutto grigio. Ho terminato l'alcol per il fornello e quindi devo riaccendere il fuoco perché ho decisamente bisogno di un tè caldo. Aspettate che levo la modalità notturna. Mi sa che dovrò rinunciare al mio tè perché si è messo a piovere e come vedete il fuoco si sta spegnendo. Vabbè, mi limiterò a mangiare la mia barretta Corny Big al cioccolato fondente e semi di canapa, così mi sballo un pochetto prima di tornare a casa. Questo c'è al supermercato danese. Niente male. Però non so di canapa, so solo di cioccolato. Ragazzi, mi tocca terminare il video con una bella doccia. Per fortuna la stazione del treno è proprio alla fine della foresta, non lontano da qui. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e lasciatemi pure un bel commento. State bene e noi ci vediamo alla prossima.